Mancano pochi giorni alla fine della sua esperienza alla guida della città più complessa d'Italia, la città terremotata. Al netto delle polemiche e dei problemi anche politici che ci sono stati in questi anni, l'uomo Massimo Cialente, com'è cambiato da quella data fondamentale nella storia della città e nella storia degli aquilani, che è stato il 6 aprile 2009? Cambiato tantissimo, questa è una domanda che io mi sono posto più volte. E anche pochi giorni fa, no, ne parlavo, se mi avessero detto 2005, 2006, 2007, 2008, gennaio 2009, che io sarei stato capace di affrontare quello che ho affrontato. Arrivando ad essere oggi un uomo completamente diverso, io avrei detto che non ero in condizione di fare questa cosa, mi crede? È come se lei oggi mi dicesse, allora fra 3 mesi scali l'Everest, cioè per me è impensabile, impossibile, no? E invece sono un uomo completamente diverso, credo di essere maturato molto, sono maturato perché. Le difficoltà enormi, dolore enorme, le frustrazioni drammatiche, le rabbie, il dolore di dover ingoiare anche l'incomprensione, ad esempio, ai miei cittadini, quando tu sacrifichi te stesso la vita e non vieni compreso, forse hanno anche ragione, però il fatto che la loro rabbia si doveva sfogare su di me ha comportato un processo di elaborazione, mi creda, intensissimo. Che mi ha portato ad esempio a capire la solitudine estrema di chi deve assumere le scelte, di chi si trova a compiere le scelte per situazioni molto più grandi di se stesso o addirittura di noi tutti. Lei diceva la città più complessa d'Italia. Io credo siano più complesse altre realtà. Io penso in alcune città del meridione e così via. Qui è una cosa che non è di complessità, si è trattato di affrontare quella che resta la più grande tragedia da un punto di vista qualitativo, fra quelle naturali che hanno colpito l'Italia dal 908 dopo Messina e Reggio Calabria, perché rispetto alle altre tragedie simili, gli altri terremoti, purtroppo fanno parte, sono eventi naturali, ciclici del nostro paese, qui è caduta la città. Caduta la città capoluogo, ci siamo trovati allora, avevamo 80.000 compresi studenti, 80.000 sfollati, si trattava di ricostruire una città, quindi non è neanche, è una città che ha avuto, è un fatto talmente originale che la grande difficoltà è stata quella di inventare di volta in volta le soluzioni, considerando che abbiamo avuto come controparte un Parlamento e anche governi pigri, incapaci di comprendere per un problema proprio di esperienza delle persone, degli uomini, le difficoltà. Governi pigri che saranno i governi con i quali dovrà interfacciarsi il futuro sindaco. Ecco, lei sulla scorta della sua esperienza, che cosa suggerirebbe proprio per mantenere alta l'attenzione, non solo sull'Aquila, ma su un paese che è tutto sismico e a rischio idrogeologico? Questa è la battaglia che io ho cominciato e che già porta a qualche risultato. Fatto che è un po' uscita, è passata un po' così, perché giustamente i media colgono più quello che fa notizia, però io ho pubblicato la lettera che mi ha mandato, che ha mandato al governo e a me il Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che rispetto alle problematiche che ho posto io, ad esempio, oggi pone che finalmente c'è un limite per il quale tu tieni o meno le scuole aperte, che è quello, basta con l'adeguamento all'1%, all'1 perché è impossibile, no? Però dice che una scuola deve stare aperta, per essere una scuola sicura, deve avere almeno un indice di vulnerabilità 0,6, ma soprattutto dice che bisogna standardizzare la mia battaglia, no? Anche per la vicenda quella, standardizzare le proprie vulnerabilità. Adesso io ho intenzione di fare un'altra battaglia, che è quella di dire, dite la verità su qual è l'intensità, perché
prevedibile il terremoto. Cioè sul discorso di vulnerabilità sismica, sono discorsi statistici. Non esiste, dice, questa cosa, è come quando fai un certificato di sana e robusta costituzione fisica, no? Dici questa persona sta bene, è probabilisticamente, in base all'anamnesi che tu lo dici, però può essere benissimo, e questo esce, e dopo un minuto, tac, gli capita chissà che, no? Voglio dire, in questa cosa credo che sia una battaglia che io ho avviato, ho cambiato alcune cose in Italia, e ho intenzione di continuare a fare questa battaglia. Però il discorso è che invece quello che secondo me dovrà essere testimoniato dal governo è di dire l'Aquila deve diventare esempio europeo, visto che abbiamo indovinato la ricostruzione, perché dopo 10 anni credo che rispetto al miracolo Friuli, che fu fatto in un periodo di vacche grassissime, noi in un periodo di vacche magrissime, finiamo una ricostruzione molto più complessa, più velocemente, risparmiando anche. Qui invece va fatta un'altra battaglia, si deve continuare ad andare avanti rispetto al grande obiettivo di fare dell'Aquila una delle prime 50-70 città europee, cioè di farne le premesse di un tale sviluppo economico e sociale all'avanguardia, e sono i temi del 5G, le nuove tecnologie che faranno sì che si possa dire una città italiana distrutta, una città importantissima dal punto di vista storico, architettonico, sociale, università, eccetera, e sarà capace di una tale resilienza, cioè di una tale ripartenza, che diventa un esempio della capacità italiana di programmare e progettare. Queste cose già ci stanno tutte, però adesso il futuro sindaco su queste cose deve fare come ieri lo diceva Franceschini. Cialente è famoso per le sue telefonate a tutte le ore del giorno e della notte, io mi richiamo tutti uno per uno. Il suo rapporto con i cittadini, il suo studio è sempre stato aperto, lei ha sempre detto a tutti di entrare, di comunicare con lei. Lei stesso sul suo profilo social ha un colloquio diretto con i cittadini. Sì, io sono stato anche studiato, ho scoperto per questo mio rapporto direttissimo con i cittadini, alcuni criticano anche perché io litigo a volte con alcuni cittadini sui siti. E perché sul social? L'ho scelto perché è un modo per capire. Io quando ricevo critiche vado poi sul profilo a spiare il profilo della persona che mi critica per capire qual è il suo mondo. E ci sono alcune persone che io disistimo profondamente in questa città. Sono persone che nulla hanno dato, hanno anche, non sono molto trasparenti. Sento anche quelli, però li disestimo, ma saranno il 2%, il 3%. Il resto dei cittadini, io chiudo con un sondaggio che dice che dopo 10 anni ci avrà il 54% di consenso, che è una cosa altissima, neanche il coniuge dopo 10 anni ti dà un consenso simile. Ma comunque sento rispetto e mi sono preso. Anche adesso sto arrivando da una manifestazione che ricorda Cidio e Filetto, anche lì dei cittadini mi hanno contestato, hanno ragione, c'è un dialogo aperto, continuo, dopodiché comunque io sento la città comunque vuole bene, perché anche i miei avversari politici, tranne quelli in cattiva fede, però quasi tutti, anche nel privato, riconoscono quello che io ho fatto, e non ho fatto niente speciale, ho fatto una cosa semplice, che io consiglierei a tutti, qualunque professione, mestiere, arte, ruolo sociale hanno, qualunque cosa, dalla mamma allo studente, al papà, al nonno, al neonato, fare cose in scienza e coscienza. Io ne ho fatti gli errori nella scelta di persone, alcune cose, penso di aver preso 10.000 decisioni, alcune ho dovuto prendere anche subito. Di queste, se ne ho sbagliate 1.000, già sarebbe una su 10, già sarebbe un risultato. Però io so che non ho mai presa una decisione, ad esempio, perché politicamente mi conveniva, perché politicamente accontentavo dei pezzi di solidarietà. Cioè, tutte le volte che ho detto fai questo che ti conviene, anche se non è giusto, io sono riuscito a resistere. E questa è la cosa per la quale io lascio, ho cominciato a mettere a posto, come vedete, qui è la prima volta che la scrivania è così, tant'è vero che ieri quando sono entrato ho detto ho sbagliato ufficio, devo ringraziare ancora una volta Stefania e Chiara che sono le mie badanti, e devo dire che
lascio questa stanza e comunque con questa serenità, sì, ho sbagliato, abbiamo sbagliato, io più degli altri perché ho avuto maggiore responsabilità, però ho sbagliato per sbaglio. Sindaco, che cosa tornerà a fare o che cosa farà di nuovo quando depositerà la sua fascia tricolore? Allora, io ieri ho scritto al direttore dell'ASL, che sembra che ricevuta la lettera abbia chiesto le dimissioni, abbia presentato le dimissioni, perché rientro in ospedale. Ho scritto che rientro penso il 13 giugno, se ci sarà un segno al primo turno, perché verrebbe programmato il 12 e quindi il 13 mattina entrerebbe qui dentro. Altrimenti credo di rientrare il 26 o il 27 in ospedale. Mi ero già fatto un progetto di occuparmi di una cosa importante, perché pensavo di rimanere a lavorare per un anno, invece ho scoperto che matura pensione prima e quindi penso che sia giusto che vado via, inutile che resto, cioè non è un progetto di vita professionale il mio, arrivato insomma, a questo punto della mia carriera anche medica. E devo dire la verità, io mi ero già organizzato per una quarta vita, una serie di interessi, di cose da fare, eccetera. Sto cominciando a pensare se alcune battaglie vanno continuate e quindi continuare un impegno politico, poi vediamo. Chiaro che... Dove questo impegno politico nel caso? Guarda, io ve lo dico, potrei anche pensare a continuare a fare politica anche presentandomi a delle elezioni. Però è una cosa che sta maturando. Io ho partecipato a 13 campagne elettorali. Due volte ero candidato in bandiera del PC, ero ragazzissimo. E poi ho fatto 11 campagne elettorali che ho sempre vinto. E perché ogni volta io capivo quando era il momento in cui le persone mi dicevano vai e quando invece non era giusto, c'era qualcuno più bravo di me. Io adesso con molta serenità rifletterò se, come ho fatto nel 2012, se ho dentro di me ancora la voglia, la passione, quella cosa che ti spinge a dire guarda, non andare in pensione, goditi un po' la vita che anche arriva del momento, fai tutte le cose che nella vita ciascuno di noi no, si ripromette, dice quando avrò tempo farò questo, eccetera. E invece continuare in impegno. Questa cosa, come quando nel 2012 io mi ricandidai a sindaco, fu una scelta del tutto mia, confortato da una persona che mi fu vicino in modo veramente fraterno, fra tutti gli altri, che fu Pierluigi Bersani, il quale mi ripeteva in 3-4 incontri che avemmo, e lui mi diceva guarda fai quello che ti senti di fare, se non ti ricandidi a sindaco entri nel governo. Io quindi avevo una certezza che non è che sarei rimasto, avrei continuato anche a fare una cosa anche bella, no? Io lì mi interrogai a lungo se dentro di me avevo la forza per affrontare altri 5 anni e se potevo al limite, invece c'era uno molto più bravo di me. Io questa volta farò la stessa cosa. È chiaro che poco fa con lei richiamavo le battaglie, no? Adesso la messa in sicurezza del paese, questa è la battaglia. Io stavo pochi giorni fa a Messina, no? A parlare della vicenda della messa in sicurezza del paese, la vicenda della giustizia civile così lenta, e il futuro di questo comprensorio, la vicenda in questo momento che da Amatrice scende fino a qua. Adesso vediamo, cioè, amici, vediamo un po' quello che sento. È chiaro che io rimarrò sempre un uomo politico, nel senso che magari su un blog, eccetera, sui siti continuerò a dire quello che penso perché è più forte di me,